Ah, ecco, si può dire, si può dire, mamma mia. Eccoci qua al comando provinciale dei vigili del fuoco, stanno arrivando le volanti per omaggiare ancora una volta i vigili del fuoco che hanno subito una grave perdita l'altra notte, tre vigili del fuoco morti in un'esplosione di origine dolosa. Eccoli qui le volanti che insieme ai vigili del fuoco intervengono in situazioni difficili e in situazioni di estrema criticità. Eccoli qua, eccoli entrare in fila all'interno del comando provinciale dei vigili del fuoco a omaggiare quelli che sono i vigili del fuoco. E noi ci siamo, eccoli qua, vedete, sono... Si dispongono anche l'elicottero sullo sfondo e qui i vigili schierati. C'è anche l'amibio. Adesso è l'omaggio ai vigili. In questo momento un mazzo di fiori. Dei vigili del fuoco è uscito sicuramente perché è chiamato. La stretta di mano e l'abbraccio fra poliziotti e vigili del fuoco che molto spesso operano insieme, lo dicevo prima, in situazioni molto difficili, molto critiche, dove gli altri scappano, loro tornano indietro per intervenire a rischio della propria vita. Thank you.
ecco Totò la russa che stringe la mano. Ecco, sono le divise, sono diverse, ma gli uomini, la loro individualità, hanno lo stesso scopo, quello di difenderci, proteggerci, aiutarci in quelle che sono situazioni difficili, che ce ne sono durante la giornata ovunque. Questa stretta di mano ha un significato notevole. Spirito dei due corpi che si trasmette. Sullo sfondo l'elicottero a omaggiare sopra di noi, poliziotti e vigili del fuoco che si stringono la mano, e questo è il gioco di squadra che si chiama Stato, che si chiama Patria, che si chiama Italia, che in questo caso si chiama anche Reggio Calabria e si chiama anche Nino Candido. Adesso l'omaggio è stato reso. Vedete anche sullo sfondo dei civili. Ma soprattutto Antonino Candido. Ecco che Totò la russa sale sulla Nibbio e adesso sicuramente si avviano ad uscire dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Questo 6 novembre 2019, Reggio Calabria, un momento di omaggio che le volanti hanno voluto donare ai Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, e in particolare a Nino Candido. Eccoli qua che lasciano il piazzale,
le moto e le macchine. Reggio Calabria, 6 novembre 2019, l'omaggio delle volanti, anche l'elicottero dietro di loro ai vigili del fuoco. Insomma, vigili del fuoco, polizia di Stato e alla fine fanno parte della stessa squadra, quella dello Stato, scusi il gioco di parole. È un momento solenne per omaggiare ancora una volta i vigili del fuoco, i tre morti, ma soprattutto Nino Candido. Ecco, noi oggi abbiamo detto che i vigili del fuoco sono coloro i quali che mentre la gente scappa loro vanno in senso contrario, quindi mentre la gente scappa dal pericolo i vigili del fuoco vanno verso il pericolo per salvare le persone o comunque per mettere in sicurezza un luogo. Ci è venuto in mente le Torri Gemelli, che molti suoi colleghi per entrare ad aiutare gli altri poi ci hanno rimesso anche la vita. Ecco, questa è un po' la sintesi di quello che è il vostro lavoro, che molto spesso un po' da noi viene sottovalutato. Che dire per questi tre giovani e soprattutto che dire per Nino Candido? Che dire, come diceva giustamente, con la polizia c'è una vicinanza sia istituzionale, in quanto facciamo parte dello stesso ministero, ma sia appunto di obiettivo. Ci ritroviamo spesso negli stessi luoghi pericolosi, nelle stesse attività diciamo difficili, e quindi anche per questo diciamo vogliamo ringraziare il personale della Polizia di Stato che ci è voluto esserci vicino diciamo in questo momento. Che dire, Nino Candido era uno dei nostri diciamo vigili, probabilmente uno dei più giovani. Il corpo diciamo è fatto di tante persone di grande esperienza e tanti giovani di buona volontà e di grande volontà. Tra questi c'era Nino Candido, di cui conosciamo, diciamo, lo conosciamo perché appunto è reggino, perché ha fatto, diciamo, avuto attività di servizio presso il nostro comando. Conosciamo bene il padre, che è un nostro diciamo caporeparto di quelle persone di esperienza. E che dire, ci dispiace sempre, ci dispiace a maggior ragione oggi, l'avere perso una persona valida e un nostro diciamo un nostro vigile, un nostro collega. Ecco, come si riprende il lavoro? Cioè, cos'è che si porta dentro con diciamo con una tragedia così forte dentro? Cioè, si riesce a fare meglio o si riesce a reagire in qualche modo? Guardi, l'attività del vigile del fuoco è complicata. Però il vigile, quando entra in servizio, sa di dover fare il suo lavoro. Avete notato diciamo che la squadra, mentre noi eravamo qui a mangiare i colleghi, è uscita appunto per fare continuare l'attività ordinaria che non viene mai interrotta. Quindi noi in qualsiasi condizione continuiamo a fare il nostro lavoro. Come è sicuramente stato difficilissimo per i colleghi dei colleghi di Alessandria diciamo continuare le operazioni di soccorso, sapendo bene che tre loro vicinissimi amici e colleghi avevano perso la vita in quell'occasione. Ecco, un'ultima parola verso le volanti della polizia. L'ha detto anche lei, voi molto spesso nelle situazioni critiche viaggiate in sinergia, siete insieme, viaggiate a fianco, quindi un omaggio particolare, un omaggio per certi versi anche dovuto. È vero, sono state due divise diverse, ma alla fine lo scopo e la finalità di quello che fate è molto simile, se non uguale. Assolutamente sì, come appunto dicevo, e queste sono state anche le parole che ci siamo scambiati con l'ispettore della polizia. Ci ritroviamo in tante occasioni, purtroppo non sempre liete, come anche queste occasioni, quindi siamo sempre vicini però l'uno all'altro, perché l'obiettivo è sempre quello, salvaguardare diciamo la sicurezza delle persone in tante occasioni diverse. Ecco, se mi dice il suo nome e il suo ruolo qui all'interno del comando provinciale. Sono ingegnere Sebastiano Rotta e sono funzionario direttivo, oggi diciamo coordinatore delle attività di soccorso. Grazie.